10 giornate alla fine della stagione e l'ambiente gigliato continua ad interrogarsi su quale sarà il futuro della panchina della Fiorentina, per la quale sembra essere arrivata ormai al capolinea l'attuale guida della Viola, mister Paulo Sousa. Un divorzio annunciato da tempo e che dovrebbe arrivare a fine stagione, quello con il tecnico portoghese con Pantaleo Corvino, che comunque nel frattempo, secondo voci insistenti, sta già sondando il terreno, e quelli che emergono allora sono soprattutto due nomi che vanno a costituire il ballottaggio per il dopo Sousa. Il primo ed il più seguito è quello di Eusebio Di Francesco, giovane tecnico del Sassuolo, sempre piaciuto alla società gigliata, che lo vede come l'erede di Montella e che può vantare già diversi anni di esperienza sulle spalle in Serie A, oltre ad aver esordito quest'anno come allenatore anche in Europa League. Il contratto della guida degli emiliani scadrà a giugno 2019 ed allora la Fiorentina dovrà cercare di avvicinarsi al Sassuolo per capire i margini di manovra per arrivare ad ottenere una sorta di liberatoria, e chissà che incluso nell'affare non possa rientrare anche la stella dei neroverdi Domenico Berardi, già seguito con attenzione in passato dalla dirigenza viola. Il secondo nome caldo, poi tenuto sott'occhio da Pantaleo Corvino, è quello dell'ex allenatore della Primavera gigliata ed attuale mister della SPAL, Leonardo Semplici. Il mister toscano infatti conosce bene l'ambiente fiorentino ed inoltre sta facendo molto bene quest'anno in Serie B a Ferrara, con la sua SPAL che infatti è addirittura prima in classifica ad ora nella serie cadetta. Con lui la dirigenza viola potrebbe aprire davvero un nuovo ciclo, ma quello che non convince a fondo Corvino ed addetti ai lavori è l'inesperienza dell'allenatore fiorentino in Serie A, il quale comunque potrebbe anche decidere di rimanere alla spalla a farsi le ossa in caso di promozione. Altri nomi da tenere a mente infine sono anche quelli di Maran, Mazzarri, Giampaolo e Sarri, anche se sembra quasi impossibile un approdo a Firenze soprattutto degli ultimi due, con il tecnico della Sampdoria che alla fine dovrebbe rinnovare con i blucerchiati e Sarri che invece, per essere liberato dal Napoli, necessiterebbe di 8 milioni. Di sicuro, comunque, bolle qualcosa nel pentolone della panchina gigliata, della quale inevitabilmente si sentirà parlare ancora a lungo nei prossimi mesi. Tempo che passa, 10 che cambiano, storie che si intrecciano ed alla fine tornano ad avvicinarsi. Con questo tono di malinconia, ma anche di piacere, il popolo viola deve aver riflettuto riguardo al gesto di Federico Bernardeschi, che alla presentazione della 69esima Viareggio Cup si è reso protagonista di un atto molto, molto gradito ai tifosi gigliati. Già, perché durante la presentazione del torneo, quando il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha avvicinato il numero 10 della Fiorentina per la foto di rito e ha estratto una sciarpa bianconera della Juventus, subito è arrivata immediata la reazione di Berna, che si è ritratto dall'oggetto abominevole, lanciando un chiaro segnale bianconeri, ma soprattutto ammiccando più che mai ai colori della viola. La sciarpa, sì, oggetto mistico e sacro per tutti i seguaci del pallone, oggetto sacro più che mai, però anche per i giocatori, o almeno alcuni. Ed allora come non ricordare un altro 10, un altro monumento della storia della Fiorentina come Roberto Baggio, che proprio come Berna fu protagonista di un gesto emblematico riguardante una sciarpa, questa volta quella della Fiorentina, quando in occasione di un Fiorentina-Juventus della stagione 1990-91, primo incontro del Divin Codino in maglia bianconera contro la sua Fiorentina al Franchi, si trovò a raccogliere una sciarpa del suo ex club lanciatagli dagli spalti dai suoi amati tifosi. Un simbolo d'amore incondizionato verso una città oltre che una squadra, un simbolo emulato dunque, seppur in altra maniera, anche da Berna, che così scongiura anche le voci che lo hanno accostato più volte alla Juventus in questi ultimi anni. E così facendo, chissà che Berna non abbia lanciato un chiaro segnale anche alla principale corteggiatrice del talento di Carrara in questo momento, ovvero un Inter che non sembra voler mollare la presa, con la Fiorentina che allora sta cercando di trovare una soluzione soprattutto per quanto riguarda il contratto dell'attuale 10 della Viola, in scadenza a giugno 2019. Di sicuro, quella che si vuole evitare è una situazione simile a quella che vide protagonista 27 anni fa l'idolo del popolo gigliato, con Berna che comunque con il suo gesto intanto ha già messo in chiaro le cose per quanto riguarda la fede e l'amore per una maglia che ha fatto innamorare non pochi fenomeni del calcio italiano e mondiale.